Una macchina delle nostre intelligenti non sa sognare e se anche le parla di sogni non capisce che cosa sta dicendo. Noi dobbiamo creare una società di liberi, creativi, visionari, curiosi. È molto difficile. Professore, recentemente la Cina ha venduto il suo primo computer quantistico, diventando la terza nazione a farlo nel mondo dopo Stati Uniti e Canada. Con la corsa per lo sviluppo di questa tecnologia è diventata sempre più intensa ed è sempre più una questione anche geopolitica. Cosa significa per un paese assicurarsi un posto nella corsa allo sviluppo della tecnologia quantistica e quali sono le prospettive per l'Italia? Non solo la Cina è entrata fra le grandi potenze del nucleare, ma secondo me negli anni a venire diventerà la grande potenza del nucleare. Il computer quantistico diventerà prerogativa cinese. Io credo che si stia commettendo nel caso del computer quantistico, così come si è fatto per la fusione nucleare e così come si sta facendo per i grandi linguaggi generativi dell'intelligenza artificiale, l'errore di partire nell'industrializzazione, nella commercializzazione, prima di aver acquisito tutta la scienza. Io non credo che il computer quantistico fra 20 anni assomiglierà a quello che oggi viene venduto. Quelli che oggi vengono venduti sono più, come dire, fiori all'occhiello per mostrare una grande potenza politica, economica, che non oggetti che possano espletare tutta la potenzialità del computer quantistico, perché sono di dimensioni ridotte. L'Italia come si colloca? L'Italia si colloca, come sempre, moltissimi contributi fondamentali alle idee che stanno alla base del computer quantistico sono arrivate dall'Italia o sono dovute a scienziati italiani. Noi non abbiamo un progetto nazionale di sviluppo del computer quantistico. L'Europa ce l'ha ed è un progetto un po' debole perché ha adottato tecnologie che tutti gli altri usano e quindi è partita all'inseguimento invece di partire con un'idea propria forte. Quali sono le implicazioni della dipendenza di una società dai big data e quali prospettive intravede nell'equilibrio geopolitico di oggi? Ormai i dati sono pervasivi di tutta la nostra società e di tutto il nostro modo di essere. Se lei va a vedere la Cisco, tutti gli anni fa una pubblicazione nella quale, fra le altre cose, trova quanti dati sono stati prodotti, come vengono distribuiti. Sono numeri assolutamente impressionanti. Nel 2022 nel mondo sono stati prodotti in un anno 100, si chiamano zettabyte. Uno zettabyte vuol dire 1.000 miliardi di miliardi, quindi 100.000 miliardi di gigabyte di dati, che è spaventoso come numero. Per farle capire quanto è spaventoso, le posso dire che equivale più o meno a 360, identificando un byte con un carattere, 360 miliardi di copie di Guerra e Pace. Lei è presidente del comitato scientifico di Chentai, un vero e proprio laboratorio avanzato nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Ecco, in che modo ritiene che l'intelligenza artificiale possa cambiare la ricerca accademica e anche i metodi di insegnamento e come garantire anche il mantenimento e la costruzione di un pensiero critico? L'intelligenza artificiale è strumento necessario che entrerà nella nostra vita in maniera determinante a tutti i livelli e in tutte le attività. Già oggi sta giocando un ruolo fondamentale nella nuova medicina.
Se lei entrasse in una sala operatoria oggi, l'unica cosa che non vede è il paziente, vede decine di monitor, di apparecchiature che sono pilotate dall'intelligenza artificiale. Io ho visto a Houston delle applicazioni inimmaginabili. Si dà al chirurgo la sensibilità necessaria per tagliare ogni singolo tipo di tessuto e quindi dosare la pressione sul bisturi. Ma quindi è d'accordo o non è d'accordo con Jeffrey Hinton, che è il padrino dell'intelligenza artificiale, padrino pentito, che ha lanciato proprio in questi giorni l'allarme dicendo è pericolosa? Io non sono d'accordo. Non è pericolosa? Credo che queste uscite che stanno moltiplicandosi siano dettate da fattori commerciali. È come Elon Musk che chiede 6 mesi di tregua sul... Però lui sta facendo Neuralink, che è un progetto per il quale vuole ficcarci degli elettrodi nel cervello. Prendere lezioni di etica da Elon Musk mi sembra un po' ardito. Professore, alla rivoluzione tecnologica in corso sta corrispondendo anche una rivoluzione culturale, di fatto. Ecco, su quali aspetti della società inciderà maggiormente, secondo lei? Quali sono poi le competenze necessarie per governare questo processo, garantendo al contempo anche innovazione, progresso nella transizione, ma in modo socialmente utile e corretto? Mi piacerebbe farle fare una chiacchierata con GPT-4. Se lei chiacchiera con GPT-4, è come se prendesse il caffè con un suo amico e parlate di tutto, perché lui ha tutto lo scibile umano nel suo linguaggio, ma non prova sentimenti. E lei se ne accorge di questo, facendo certe domande si accorge. Allora, sentimenti vuol dire mente. Sentimenti vuol dire quella funzione del cervello che non sarà mai riproducibile da un artefatto, da un manufatto, perché per tante ragioni, perché non è opera su dimensioni che sono irraggiungibili. Quindi no, io non credo che l'uomo verrà mai sopraffatto dalle macchine, anche perché mi è difficile immaginare le macchine che diventino dei, come dire, pazzi sociopatici, il cui obiettivo è di uccidere la società o il sistema, che è quello che, se non altro, manipola l'unica fonte dalla quale la macchina dipende, la fonte di energia. Lei come immagina il futuro? E poi è d'accordo o non è d'accordo con chi addirittura si spinge a parlare di un'ipotesi di scomparsa dell'uomo dalla Terra per colpa delle macchine? Io sono d'accordo con questa ipotesi, ma non per colpa delle macchine. Cioè, l'uomo si è costruito una situazione ambientale, climatica, di risorse, tale che se non prendiamo le decisioni molto presto e molto forti e molto solidali, cioè sono problemi sui quali o l'intero pianeta si muove tutto nella stessa direzione oppure non arriveremo a nulla. Beh, una situazione di questo genere, l'uomo come specie animale sulla superficie del pianeta è a rischio. Le macchine lo possono aiutare a diminuire questi rischi, a trovare soluzioni. Le macchine intelligenti. Nei confronti della macchina, sa, è vero che un problema inciderà fortemente sulla nostra cultura, quindi quella è la chiave di lettura giusta. Quello che noi dovremmo insegnare alle macchine, soprattutto, è un'etica forte e condivisa. I veri problemi son lì. Lei è fisico, matematico, ingegnere nucleare, docente universitario e anche, diciamo così, ricopre incarichi istituzionali importanti a livello italiano del nostro paese e a livello anche europeo. Secondo lei, quali competenze e qualità sono richieste oggi a un giovane
che vuole intraprendere una carriera in materie che sono così complesse per definizione, come abbiamo sentito dalle sue risposte. Io credo l'intelligenza artificiale sia un po' una rivoluzione come la stampa a caratteri mobili di Gutenberg. Avere uno strumento di quel genere ha cambiato la storia dell'umanità. L'intelligenza artificiale la cambierà, sarà un passo grandioso. Il problema della formazione, dell'educazione dei giovani è un problema cruciale in questo, perché dobbiamo insegnar loro a utilizzare l'intelligenza artificiale. A una minoranza dobbiamo insegnare a concepirla e svilupparla, ma alla maggioranza dobbiamo insegnare a conviverci, conservando però la propria creatività, la propria visione, la propria capacità di sognare, che non si tratta di cambiare le materie di studio. Io, l'ultima persona che ho ruolato nell'istituto è un filosofo, non è un informatico. Kant, dobbiamo riscoprire Kant. Il libero arbitrio fino a che la nostra libertà non interferisce con quella degli altri.